Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi sono in compagnia di questo fantastico peluche. Io e il peluche siamo proprio una cosa sola. Ho acquistato questo peluche a forma di pecorella unicornosa, l'ho preso da Tiger perché l'altro giorno, appunto, forse settimana scorsa, non mi ricordo, sono stata da Tiger e c'erano un sacco di prodottini a un euro e c'era questo fantastico peluscino qui, delizioso davvero, e quindi ho deciso di prenderlo per un euro. Mi sembrava super tenero e quindi ho deciso di portarlo a casa con me, e quindi per ora ci farà compagnia nei nostri video. Ho cambiato praticamente lato del letto, comunque della location, perché secondo me da questo lato si vede meglio, anche perché ho la finestra di fronte e vabbè, ho le luci e tutto, però secondo me, appunto, la luce sembra un pochino meglio. Sembra, poi bisogna vedere tutto, però secondo me adesso dalla videocamera sembra essere meglio del solito, quindi vediamo. Sappiatemi dire magari con un commento qua sotto se effettivamente questa location vi sembra meglio rispetto a quella precedente. Allora, direi di partire subito perché sto già parlando a oltranza. Rubrica mensile, come tutti i mesi, appunto, di Look Fantastic. È arrivata la Look Fantastic box del mese di febbraio, eccola qui. Mi spiace solo che vedrete i due video abbastanza ravvicinati, quella di gennaio e quella di febbraio, nonostante l'altra l'avessi girato un po' di tempo fa, ma non ho avuto assolutamente tempo di caricare e editare il video, e di conseguenza ho potuto solo caricarlo adesso. Quindi vabbè, è arrivata la box, è arrivata due giorni fa, e questa è la scatola. Questo mese, appunto, è rosa, rosa scuro e rosa chiaro. Mi piacciono tantissimo le scatole delle box, proprio perché posso riutilizzarle al meglio, perché comunque, come vi dicevo nel video precedente, negli armadi, nei cassetti, da qualsiasi parte riesco ad utilizzarle al meglio. Questo mese è rosa secondo me per via di San Valentino, quindi comunque adoro questo colore, lo sapete che il rosa è il mio colore preferito, quindi direi di partire subitissimo e vi faccio vedere che cosa contiene. Allora, l'apriamo. Come al solito abbiamo sconti, brochure del mese, appunto, corrente, e la, vediamo un po' se riusciamo a tirarla fuori, il giornale Elle. Ogni mese, appunto, abbiamo il giornale, il mese corrente, e quindi questo, appunto, è il di febbraio 2019, e quindi non appena poi li leggo li butto via. Quindi questo è ottimo sempre da sfogliare per leggere le tendenze eccetera, mi piace tantissimo. Carta rosa della box, e quindi all'interno sicuramente anche la carta sarà rosa, i pezzettini di carta, e la apriamo subito. Già vedo cose abbastanza interessanti. Allora, questo è il contenuto della box, che adesso vediamo insieme. Sono particolarmente con gli occhi a cuoricino, perché secondo me sono cosine davvero davvero deliziose e interessanti. Allora, io vado come al solito a cercare la pagina con la spiegazione dei prodotti e le vediamo insieme. Allora, per prima cosa vedo un piegaciglia, eccolo qui, un fantastico piegaciglia della marca Emité. Si chiama Emité Makeup by Artists for Artists, un classicissimo piegaciglia. Mi piace tantissimo il fatto che sia color oro rosa, è veramente super carino. Ne avevo già uno, però quasi quasi, quello lì comunque è molto molto vecchio, quindi
è il caso di mandarlo in pensione e utilizzare questo qui, che mi sembra tra l'altro fatto molto bene. All'interno della confezione poi troviamo tre gommini di scorta, quindi ottimo, così posso cacciare via il mio. Poi troviamo una palettina, e questo qua secondo me è la chicca proprio della scatola, della box, una palettina di Sleek, eccola qui, per il viso. Questa è della colorazione light, questa si chiama Face Form Contouring and Blush Palette, appunto nella colorazione light. Ora la apriamo. Adoro le palettine Sleek, ne ho tantissime, mi piace il fatto che siano nere, così opache, con la scritta lucida, secondo me sono a dir poco fantastiche. E la palette in questione è questa, non volevo accecarvi. Allora troviamo il blush, troviamo l'illuminante e la terra per il contouring. Secondo me è molto molto carina. Il blush è un color pescato molto bello e mi piace il fatto che, scusatemi, mi piace il fatto che sia la terra sia opaca, che sto utilizzando, anche questa che sto utilizzando in questo periodo è opaca perché sto utilizzando di Benefit la Hoola. Quindi mi piace tantissimo appunto il fatto che non abbia brillantini all'interno e sia del tutto opaca. Quindi questa qua sicuramente anche per viaggiare è molto comoda, perché essendo piccolina comunque abbiamo tre prodotti, anziché portare tutto sfuso abbiamo tre prodotti insieme, quindi secondo me è comodissima. Poi troviamo allora della marca Lord & Barry un matitone per le labbra che è fatto così, di questa colorazione. Ora facciamo uno swatchino, ve lo faccio vedere. Allora, il colore è questo qui, è bello bello intenso e matte, appunto mi piace il fatto che sia matte, e magari questi prodotti qui, vedete il colore? È proprio esattamente il colore che vedete. Mi piacciono questi matitoni matte proprio perché comunque magari anche in borsa per un ritocco veloce magari possiamo andarlo ad utilizzare, facile e veloce nell'applicazione, essendo una matita è molto più facile rispetto a un rossetto se si devono fare dei ritocchi molto veloci. Quindi secondo me, e tra l'altro è una colorazione veramente molto carina, è bello morbido, bisogna vedere sulle labbra poi la durata, ma secondo me essendo un matte la durata ce l'ha, l'importante è andare ad idratare molto molto bene le labbra. Questo qui è nella colorazione 3405 Intimacy, comunque 3405, quindi anche questo qui magari lo terrò in borsa. Poi troviamo un mascara piccolino Luce Cosmetic. Allora il mascara è questo, in realtà subito sembrava una tinta labbra ma in realtà è un mascara mini. Si chiama Punk Volumizer Mascara. Essendo piccolo effettivamente è comodissimo da portare dietro oppure in viaggio. Però questo scovolino, allora, ve lo faccio vedere. Lo scovolino è praticamente abbastanza cicciottello, è veramente molto molto grande, però a me gli scovolini così, comunque gli applicatori così, mi piacciono particolarmente perché mi sembra che prendano molto molto bene le ciglia, e quindi questo qui lo voglio utilizzare assolutamente. Al momento sto utilizzando due che ho aperti, in particolare ho ancora da finire il Better Than Sex di Too Faced, e poi ho da finire, che ce n'è veramente ancora parecchio nonostante lo stia utilizzando da un bel po', il mascara di Clio. Quindi finirò quelli sicuramente appena finiti, magari visto che questo l'ho aperto potrei iniziare ad utilizzarlo. Comunque nel mentre provo uno magari provo anche questo, perché mi pare sia abbastanza bello come mascara, e poi extra nero. Troviamo questo prodotto qui della marca, si chiama Philip Kingsley Maximizer,
che è questo qui, è uno spray con 60 ml di prodotto ed è un maximizer per i capelli, quindi è un volumizzante per dare corpo e volume ai capelli. Bisogna praticamente, come leggo qui, bisogna vaporizzarlo sui capelli da metà lunghezza fino alle punte per dare appunto volume alla chioma. Ero proprio allora, intanto mi sa che domani probabilmente vado a tagliare i capelli. Li andrò a tagliare più o meno qui per dare un pochino più di corpo, anche perché le punte in fondo sono un po' rovinate, quindi comunque preferisco andare a tagliarli per poter far sì che crescano un pochino meglio. E devo rifare assolutamente il colore alla ciocca perché non c'è più quasi niente, e poi sono cresciuti veramente parecchio perché ho parecchia ricrescita, e quindi magari potrei iniziare ad utilizzarlo, visto che magari con un bel taglio ai capelli vado a dare più volume, perché comunque mi piace avere il volume nei capelli. Quindi sicuramente lo proverò a breve perché mi ispira moltissimo come prodotto. Quindi vi farò sapere, magari, non lo so, lo proviamo insieme, eccetera, magari prima di una piega. Se vi fa piacere, anche un video dei capelli, quindi come curo i capelli, con che cosa utilizzo per i capelli quando li lavo, quindi come li curo e come li lavo, fatemelo sapere magari con un commentino qui sotto, e magari mi organizzo appunto per un video specifico. Quindi questo qui si va praticamente ad utilizzare, vediamo un po' intanto com'è, se è proprio liquido. Sì, è proprio liquido il prodotto, quindi si va proprio a vaporizzare sui capelli, penso umidi, e poi si va a fare la piega. Ultimo prodotto, ma non per importanza credo, perché questo qua sono veramente veramente curiosissima, è un sapone per il viso della marca Erno Laszlo New York. Questo qui, vediamo un po' se riesco a farvi vedere, ecco qui, sono 17 grammi di prodotto, quindi la saponettina è così piccolina. La profumazione è quello che è, perché comunque è un sapone purificante. Allora, praticamente questo è un esfoliante e detossinante, quindi un sapone purificante. Non vedo l'ora di provarlo. Utilizzavo tempo fa il sapone di Clarins per lavare il viso, poi fatto sempre così solido, però poi l'ho terminato e non l'ho voluto più comprare perché non mi è piaciuto. Quindi vorrei provare questa, in realtà sto finendo e spero veramente di terminarlo, perché è una roba che non mi piace per niente. Il gel detergente per il viso al carbone, quello di NYX, no, non mi piace. Sembra che tra l'altro mi faccia uscire robe quando lo utilizzo, non lo so, non sono convinta al 100%, quindi sì che comunque è un sapone purificante, va bene, anche questo è un sapone purificante, quindi di conseguenza andando a detossinare la pelle sicuramente qualche schifezza uscirà fuori, però non sono convinta di quello al 100%, quindi non vedo l'ora di finirlo. Per il momento non lo riacquisterò, però appunto andrò a provare questa qui. Sì che la saponetta è leggermente più scomoda rispetto a un sapone liquido, però chi se ne frega, non vedo l'ora di provarla assolutamente, quindi vedremo come si comporterà anche questa. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Come vi dicevo prima, scrivetemi qui sotto in un commentino, con un commentino, se volete un video dedicato alla cura dei capelli. E fatemi sapere, soprattutto perché sono curiosissima e mi piace sempre provare quei prodotti, con che prodotto per lavare il viso vi trovate particolarmente bene, avete una marca da consigliarmi. Io sono sempre alla ricerca di prodotti nuovi e che non ho mai provato, quindi se avete qualcosa da consigliarmi per il viso, magari appunto detossinante, proprio come sapone, fatemelo sapere, mi raccomando. Come al solito, iscrivetevi qui sotto al canale se non siete ancora iscritte, fate un super like al video se il video vi è piaciuto. Come al solito, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un super mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!